tutti e ben ritrovati a Educazione Astrologica, il canale in cui noi studiamo astrologia. Qui sul canale potrai trovare tante lezioni e ragionamenti e curiosità astrologiche. Io sono Ania Viero e frequento al momento il mio secondo anno di una scuola di astrologia e counseling accreditata. In questo video andremo a guardare un po' meglio i due luminari, il sole e la luna, e lo faremo mettendoci addosso gli occhiali di Lisa Morpurgo. Quindi che dire, benvenuto o benvenuta a Educazione Astrologica, iscriviti al canale se non lo hai ancora fatto e mi raccomando attiva anche la campanella per restare aggiornato sulle nuove notifiche del canale. Incominciamo! Sole e Luna è un po' come se fossero il papà e la mamma della psiche umana. Sono due pianeti in astrologia molto differenti tra loro, hanno bisogni molto differenti tra loro e in questo video andiamo a vedere quali sono. E cominciamo parlando del Sole, un pianeta che ci riscalda anche negli inverni più freddi e che ci fa sudare come imbarazzanti viscide lumache nelle estati più calde. Lisa Morpurgo descrive il Sole come un pianeta dalla natura semplice. Il Sole ha proprio una voglia intrinseca di bruciare, di fare luce, di vivere. È un pianeta dalla carica prettamente attiva e, appunto, ritornando a questa voglia di vivere, è interessante vedere come, se ci sono, insomma, transiti negativi sul Sole, al soggetto manca proprio questa carica energetica. Poi ovvio che dipende anche molto dal transito, no? Se abbiamo un transito negativo di Giove sul Sole è differente se invece che Giove abbiamo Plutone. Credo che quando si studiano le simbologie astrologiche è molto importante, se non proprio necessario, comprendere proprio la natura di ciò che stiamo andando a studiare. Che cosa fa il Sole? Il Sole è luce e illumina tutto ciò che tocca. Secondo la Morpurgo, difatti, il Sole rappresenta il nostro io attivo, quindi quell'io cosciente, e tutto ciò che è cosciente è appunto illuminato. E la luce simbologicamente significa proprio che io riesco a vedere qualcosa, quindi ne sono conscio. Anche se vedremo a breve che solamente perché il Sole nel nostro tema natale significa, insomma, qualcosa che noi riusciamo a vedere, non significa che sia qualcosa che noi abbiamo già raggiunto. Infatti un altro punto importante per la Morpurgo è il fatto che il Sole rappresenti una maturità dell'individuo. Il Sole è proprio come se fosse il punto di un raggiungimento di sé, come il raggiungimento di una completezza di sé. Appunto, ritornando al fattore di raggiungimento di questo nostro Sole, ovviamente se si parla di maturità non è qualcosa che raggiungiamo il giorno in cui veniamo nati. Il Sole, preso di sua natura, è, secondo Morpurgo, coraggioso, è leale, è molto generoso, mentre però, se ci ragioniamo, se questo Sole è leso, è come se ce lo dovessimo immaginare come un Sole ombra, quindi un io che, per esempio, se è leso da pianeti come Plutone o Giove, è un pianeta, insomma, che potrebbe tendere ad una ipertrofia dell'io. Poi dipende sempre, no, da dove, da quali pianeti il Sole viene toccato, no? Se viene per esempio toccato da Nettuno in quadratura, lì non avremo probabilmente un'ipertrofia, ma avremo, insomma, un, non dico come un annullamento egoico dell'io, ma insomma faremo molta più fatica per via di Nettuno a rispondere alla domanda chi sono io. Quindi mi raccomando, dipende sempre vedere le dinamiche del tema natale e vedere, appunto, adesso parlando del Sole, cosa tocca e con chi parla il Sole nel tema natale. Secondo me è molto importante comprendere questa differenza tra luce e ombra, non solo del Sole ma proprio di ogni pianeta. Ritornando però al nostro Sole, vi volevo chiedere, vi ricordate di Robin Hood, la volpe, il cartone animato della Disney? Se sì, vi ricorderete sicuramente delle due figure leonine. Da una parte abbiamo il re Riccardo Cuor di Leone, mentre dall'altra abbiamo il suo fratello re Giovanni il Fasullo, il re Fasullo d'Inghilterra. Disegnati ovviamente per puro caso sotto forma di leone, e queste due figure rappresentano un po' il sole luce con re Riccardo e il sole ombra con re Giovanni, e questo lo ritroviamo anche nel re leone quando opponiamo le figure di Mufasa, Simba e la figura di Scar. Ma questa è un'altra storia e mi raccomando, bisogna stare attenti perché nella Morpurgo non è che si legge l'esempio di Rafiki che balla ubriaco tra gli alberi.
No, a quello ci penso io. Adesso andiamo avanti. Ho qui con me dei libri morpurghiani. Abbiamo il Conventato di Pietra, abbiamo l'introduzione all'astrologia e ovviamente lezione di astrologia, la natura dei pianeti. Nell'introduzione dei pianeti, comunque, vengono proprio descritti anche in maniera molto sintetica, i vari pianeti sotto il capitolo gli attributi planetari. Non fate caso ai miei disegnini, è davvero tutto un casino. C'è una frase nella descrizione del Sole che mi piace particolarmente. La Morpurgo descrive così il Sole: una presa di posizione nei confronti della vita che dà la misura dell'individuo. E quindi qui è come se leggessimo come di una sorta di posizionamento dell'individuo grazie al sole. È un po' come il raggiungimento del nostro personale posto nel mondo. Un'altra simbologia importante che si legge in molti libri, anche nell'Amorpurgo, sempre legata al sole, è quella di una figura importante maschile. Quindi il sole compreso, per esempio, come padre, che da comprendere come compagno per i soggetti femmina. Perché questo? Perché in astrologia il sole e il posizionamento del sole nel nostro tema natale è quell'energia con cui noi proiettiamo e viviamo la figura paterna. È ovvio che però ci sono molte persone che, non so, nascono e crescono senza padre. Che cosa succede? Il loro inconscio andranno a proiettare il sole su figure comunque maschili, ma insomma che ne vanno a fare le veci di questo papà mancante. Che ne so, potrebbe essere anche un insegnante scolastico o che ne so, uno zio o anche potrebbe essere un nonno. È incredibile, per esempio, come nelle persone adottate gli archetipi planetari, quindi il sole per il papà e la luna per la mamma, vengono comunque attivati dalle figure genitoriali adottive. Poi un altro discorso da fare, no? Sole uguale compagno partner. Quando appunto si cresce come femmina, si avrà la tendenza di cercare un partner, anche secondo la teoria morpurghiana, che incarni quell'archetipo. È come se noi andassimo a cercare un uomo dall'energia, dall'archetipo simile. Poi Morpurgo spiega che non è obbligatorio questa unione sole-padre, che neanche molto dai transiti, potrebbe esserci anche, che ne so, un padre visto come Giove, un padre visto come Saturno, come Marte. Dipende molto dalla storia dell'individuo, dipende molto dalle dinamiche del tema natale. Però, facendo una parentesi fuori dal mondo morpurghiano, il Sole è visto come padre nell'astrologia. Se noi apriamo un tema natale, la posizione del Sole è come io percepisco la figura paterna. Bene, adesso arriviamo all'altro luminare super importantissimo nel nostro tema natale, la Luna, il pianeta fatto di formaggio. Abbiamo detto che il Sole è il nostro io attivo, mentre la Luna è il nostro io recettivo. Se il Sole, come abbiamo detto prima, è legato ad una maturazione dell'individuo, no? Al raggiungimento del nostro completamento come individui, la Luna è molto più legata alla nostra infanzia, è legata alla nostra emotività, è legata alla nostra figura materna. Quindi denotiamo subito, no, il cambio di energia. Il Sole è qualcosa che vuole illuminare, che vuole bruciare, mentre la Luna è un'energia invece che vuole attirare a sé, che si vuole proteggere. La Luna è molto più passato, d'accordo? Mentre il sole è molto più un'energia attiva, prontata sul presente, prontata anche su un futuro. E torno a citare nuovamente Lisa Morpurgo in questa sua descrizione della luna, come il fulcro della coscienza dell'io, non come entità isolata, quindi come il sole, ma come parte di un tutto che si articola nel tempo e nello spazio. Quindi qui proprio vediamo la differenza, no, di energia e proprio anche di bisogno e come di autorealizzazione di questi due pianeti. Sono proprio due pianeti differenti. Poi, secondo la Morpurgo, la Luna governa un po' le nostre intuizioni, il nostro mondo sensibile, le nostre percezioni extrasensoriali ed è anche il pianeta governatore della preveggenza. Una descrizione, secondo me, molto potente di Lisa Morpurgo riguardo alla Luna è che lei vede questo pianeta come governatore della nostra intensità percettiva. E la Luna governa, aggiungiamolo noi,
proprio le informazioni che noi tendiamo a percepire, cioè non tutti percepiscono determinate informazioni sensibili, ma di tutto allo stesso modo, e poi proprio tutti noi percepiamo informazioni differenti. Facciamo un esempio pratico. Allora, una luna in pesci è più portata a percepire informazioni del mondo assolutamente emotivo. Le persone con le lune in pesci hanno proprio questa difficoltà nello scindere ciò che provo io e ciò che prova l'altro. Diciamo che questa luna, questa sensibilità pescina, tende a non avere confini emotivi tra una persona e l'altra. Quindi, se io ho per esempio una luna a pesci e mi trovo di fronte ad una persona in ansia, in agitazione, o se mi trovo di fronte ad una persona in uno stato emotivo, in cui piange, per esempio, con molta probabilità io sentirò a mia volta queste informazioni emotive. Infatti, il pesci è noto per non avere confini, ecco. In questo caso confini emotivi, perché la luna è governatrice delle emozioni. Cambiamo completamente luna, da una luna in bilancia cambiamo segno e andiamo in una luna di aria, una luna in bilancia. Le lune in bilancia non sono lune emotive, quindi non avranno quel problema o quella difficoltà, insomma, di discernimento emotivo che potrebbe incontrare una luna pesci. No, la luna in bilancia è molto più mentale, molto più fredda su questo. Ci possiamo chiedere quali sono le informazioni che attivano una luna in bilancia. Potrebbe essere quella persona che in un museo estetico, artistico, vede una statua e sente qualcosa che la muove dentro. Le lune in bilancia hanno proprio una sensibilità artistica o anche estetica, no? Hanno quella capacità, quella sensibilità anche di mettere affiancati i colori in maniera armonica. Vediamo dunque qui due sensibilità completamente differenti, perché la luna in questi casi va a cadere in segni differenti. Come abbiamo parlato prima delle virtù solari e di che cosa succede quando queste virtù non sono più luce ma ombra, andiamo a vederlo anche che cosa succede per la luna. Le virtù lunari, come per esempio la grande sensibilità in negativo, quindi in ombra, se per esempio in un tema natale abbiamo una luna lesa, diventa per esempio la sensibilità, si trasforma in ipersensibilità. Non è più capacità anche di regolare, no, le proprie percezioni extrasensoriali, ma diciamo che l'esperienza con queste capacità non saranno così positive. Queste capacità potrebbero poi portare, trasformarsi in angoscia, in irrequietudine, e non è il massimo, no? Cioè, diciamo che già il mondo emotivo è incasinato di suo. Pensate proprio se dovessimo andare, anche con una lesione di Giove, con una lesione di Nettuno, alla Luna sempre, no? Se dovessimo andare con queste lesioni ad ingrandire o a nevrotizzare la luna, è chiaro a tutti che a nessuno piace avere un mondo emotivo squilibrato. Prima abbiamo parlato del sole e del sole simbolo nel tema natale del padre o del compagno. La luna similmente rappresenta non più la figura maschile come il sole, ma la figura femminile. Quindi la luna rappresenta nel nostro tema natale la figura materna o la figura di compagna o di amante. Morpurgo spiega anche questo ragionamento, no? Di come viviamo noi la femminilità, noi intese donne. La risposta di questa domanda la possiamo andare a incontrare nella posizione della luna nel nostro tema natale. La luna rappresenta e raccoglie le informazioni di questo mondo femminile, d'accordo? Abbiamo una femminilità, per esempio, estroversa, o abbiamo una femminilità più ordinata, più seria, più comunicativa. Viene accettata la nostra femminilità? Come viene vissuta la nostra femminilità? Tutte queste risposte le troviamo nel mondo luna. E poi ci sarebbe quel grandissimo ragionamento, ovviamente prendendo questa luna e facendo un'analisi nei temi maschili. La luna rappresenta la visione, secondo Morpurgo, la visione del femminile, della donna. È insomma la percezione del femminile che ha l'uomo. È interessante vedere proprio come anche Lisa Morpurgo dica: ok, se abbiamo una luna lesa nel tema natale, è un'esperienza negativa del materno che la persona maschio ha avuto, e quindi determinate circostanze nel tema natale possono anche portare, con queste lune lese, ad una misoginia. Perché questo? Perché è semplicemente un femminile di un uomo non integrato all'interno, che poi quindi andrà a
buttare fuori con appunto caratteri misogini. Un esempio pratico può essere assolutamente il tema natale di Arthur Schopenhauer. Nella sua opera L'arte di trattare le donne, Schopenhauer, insomma, regala alla società del XIX secolo un'opera in cui lui esprime il suo pensiero riguardo alla femmina. E guardando il tema natale di Schopenhauer si possono intravedere degli squilibri relativi al suo maschile e femminile interno. A primo impatto ovviamente si vede questa luna lesa e poi per esempio si può andare anche a fare l'analisi della casa quarta e decima che rappresentano diciamo il retaggio familiare, la quarta. Il retaggio relativo alla figura paterna e del maschile della famiglia, mentre la decima è il retaggio femminile familiare che il soggetto ha vissuto. Già un sole in decima, quindi vediamo una figura, una madre che ha fatto sia la mamma che il papà, e lo vediamo in pesci, e il pesci ci può indicare molte cose, tra cui anche vedendo quel Saturno. Potrebbe anche andarci ad indicare una persona vissuta e percepita come una madre sacrificale. Se vediamo che c'è un Mercurio in pesci, quindi un Mercurio è sicuramente la percezione anche di una mamma dalle doti intellettuali, con un pensiero attivo. Vediamo anche un'opposizione quarta decima. Insomma, vediamo una luna e una decima molto bersagliata, quindi un femminile sicuramente che in quest'uomo ha avuto delle grandi difficoltà. Poi anche per andare a vedere tutte le dinamiche, no, anche legate al mondo emotivo affettivo, vediamo che una seconda in cancro con questo Urano leso dentro, insomma, non è il massimo dell'attaccamento più sicuro che ci può dare un tema natale. Ritornando all'amor purgo, vi è un concetto che è, secondo me, nelle opere morpurghiane molto gettonato. Morpurgo crede che ci sia un possibile collegamento tra l'intelligenza e la posizione della luna. Questo lo devo ancora appurare su di me, insomma, sulla mia esperienza, però sento così a pancia che questa cosa potrebbe essere assolutamente vera. Diciamo che la luna non porta la percezione dell'ambiente intorno a noi che ci potrebbe dare un Mercurio, ovviamente, che è logico, che è razionale, mentre la luna è una percezione delle informazioni intorno a noi molto più particolari, molto più sottili. Però anche a livello di intuizione, a livello anche, secondo me, di velocità, no? Credo che la luna influenzi anche sull'intelligenza. Vedremo. Se qualcuno di voi conosce delle opere che sono andate proprio a studiare questa correlazione intelligenza, attività cognitiva e luna, vi prego scrivetemelo qui sotto nei commenti. Un'ultima interpretazione morpurghiana, sempre relativa alla luna, è quella della luna governatrice del sonno e del nostro mondo onirico, quindi governatrice di sogni. Un'ultimissima veramente informazione che vi voglio dare su questo video, sempre relativa alla Luna, è di Luna come governatrice della nostra digestione. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Che dire, io vi ringrazio. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un vostro mi piace qui sotto, scrivete un commento su un vostro pensiero, su un vostro ragionamento che vi è venuto durante questo video. Educazione Astrologica ha anche un canale Instagram a cui io sto ultimamente lavorando molto. È un canale in cui si possono vedere dei ragionamenti, insomma, astrologici che voglio fare insieme a voi. Ragionamenti giornalieri, ecco. Per fare questo video ho tirato fuori, insomma, dei libri che io avevo studiato all'inizio proprio dei miei studi astrologici, ecco. Lisa Morpurgo è stata davvero importante per me. Io vi consiglio ovviamente di leggervi il libro sulla natura dei pianeti, di leggervi il Convitato di Pietra. Sono veramente delle opere che possono essere molto utili, soprattutto all'inizio dei propri studi. Sono, secondo me, davvero delle opere che danno una struttura alla teoria astrologica. Lo fanno per tutti, d'accordo? Non è necessario che tu debba essere un nuotatore professionista della corrente morpurghiana. E che dire, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!